La parola geisha è composta da due ideogrammi, gei, ovvero arte, e sha, che vuol dire persona, traducibile come persona d'arte, o meglio, arte della persona. Un altro termine usato in Giappone per indicare le geishe è geiko. La maiko è l'apprendista geisha. Spesso quando gli occidentali pensano allo stereotipo di geisha, gli viene in mente una maiko piuttosto che una geisha vera e propria. Forse perché le maiko hanno pettinature più vistose, con accessori, ornamenti e kimono più colorati. Oltre a questa incomprensione ben più grave c'è la confusione che esiste fuori dal Giappone riguardo alla natura della professione della geisha. Infatti nella cultura popolare occidentale le geisha sono frequentemente scambiate con prostitute di lusso. L'equivoco è iniziato con l'occupazione americana in Giappone. Durante questo periodo gli americani, affascinati dalle geishe, le chiedevano per appagare i loro appetiti, ma ciò non era possibile, così venivano mandate loro normali prostitute truccate da geisha, e così essi erano convinti che le geisha fossero donne che vendevano loro corpo, facendo così diffondere la voce che le geisha fossero prostitute. Con questo non vogliamo dire che le prostitute in Giappone non esistessero, dopotutto come si dice è il lavoro più vecchio del mondo, e infatti erano legali. In realtà prima del periodo Meiji, con l'arrivo delle ideologie occidentali, non esistevano tutti questi tabù sul sesso. Le prostitute di una volta si chiamavano oiran, ovvero cortigiane di lusso. Anche queste avevano il viso truccato di bianco, acconciature simili, ma c'era una grande differenza. Le geisha portano la cintura del kimono, l'obi col fiocco allegato sulla schiena, mentre le oiran sul davanti. Ciò è forse per praticità, dovendosi denudare per le prestazioni. Allacciare l'obi sul davanti è più facile e rapido. Anche oggi esistono le prostitute in Giappone, ovviamente, ma non sono geisha. Altra particolarità sulle geisha è che sono nubili. Se decidono di sposarsi, devono ritirarsi da questa professione. Nelle arti della geisha, infatti, non esiste l'intrattenimento amoroso e essa non può essere pagata per offrire prestazioni sessuali. Ciò non le vieta comunque di avere relazioni con persone incontrate sul lavoro, ma ciò non è compreso nella sua professione. Per far fronte alle spese che la loro professione poteva portare in passato, succedeva che qualcuna di loro si affiancasse ad un patrono, un uomo ricco e spesso anche sposato. Poteva persino succedere che esse si innamorassero o si instaurasse quasi un legame paterno, ma il sesso non era richiesto come pagamento per il supporto finanziario. Le convenzioni e i valori che si celavano dietro questo particolare rapporto sono molto intricate e incomprensibili, specie per noi occidentali. Ma la geisha non è una prostituta e non va confusa come tale. Thank you.